Ciao amici, e questa è la seconda rubrica del 2023, si intitola Sanremo Story 1978-2023. Percorreremo tutta la storia di Sanremo fino ad oggi, alla vittoria di Mengoni. Perché dal 78? È perché è il primo Sanremo che mi ricordo, ero bambino piccolo. Mi ricordo qualcosa anche del Sanremo del 77, dove vinse Bella da morire degli Homo Sapiens. Ma era veramente difficile farvi ascoltare qualcosa. Anche perché quel decennio degli anni 70 Sanremo era molto cupo, nel senso che non si sentivano in giro canzoni, soprattutto pensate che addirittura in questo 1978 le prime due serate delle tre serate non furono neanche mai mandate in onda in televisione e nemmeno in radio. Si vide solamente la finale, presentata da Maria Giovanna Elmi, che faceva cantare i nove finalisti. Erano 14 partecipanti, se pensiamo che oggi erano 28 nel 2023, 14 partecipanti e 9 finalisti. Maria Giovanna Elmi presentò ufficialmente il Sanremo, il vero presentatore era poi anche l'organizzatore El Pasador, ovvero Vittorio Salvetti, che in quegli anni presentava e organizzava anche il Festival Bar. Vittorio Salvetti che presentava i cantanti e premiò anche i vincitori. Quell'anno erano coadiuvati anche da Stefania Casini e Beppe Grillo. La Casini intervistava i cantanti. E era un Sanremo dove non si ricordano tante canzoni e soprattutto i cantanti. Tra i più, tra virgolette, famosi che ancora oggi ricordiamo c'erano Marco Ferradini, Schola Cantorum, Santino Rocchetti, Dora Moroni. Le prime tre classificate furono i Mattia Bazar, che vinsero con E dirsi ciao, bellissima canzone, né ancora Mattia Bazar nella formazione originale, per cui c'era Piero Cassano alle tastiere, Piero Cassano che poi scoprì Eros Ramazzotti, fu il suo produttore nella DDD, Drogheria di Drugolo, Antonella Ruggero, Mattia e anche Bimbo Carlo Marrale, Aldo Stellita al basso, che era l'uomo di Antonella Ruggero, e Golzi alla batteria. Questa era la formazione originale di Mattia Bazar, che erano veramente avanti milioni di anni rispetto alla musica di allora. Seconda al festival, stupì anche per il look punk ideato, pensato da Ivan Cattaneo, Anna Oxa con Un'emozione da poco. Al terzo posto, nella sua canzone con la parola sesso all'interno, sdoganò il termine in televisione con Gianna, il grande Rino Gaetano. Questo era il 1978, vi faccio ascoltare un paio di brani, la canzone vincitrice, Dirsi ciao, e anche Un'emozione da poco di Anna Oxa. Ciao, 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 ciao.
ragione la notte finisce. Dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto per te una canzone. Mai una povera illusione, un pensiero banale, qualcosa che rimane invece. Una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. Ci vediamo nel prossimo Sanremo 1979. Ciao!